Ciao, buongiorno a tutti. Ma io dico due cose anche perché mi sembra che rispetto a quanto abbiamo detto all'inizio, la qualità l'abbiamo vista già un po' su questa sedia a passare in questa oretta. Mi sembra anche per citare Agnoli che io pensando oggi mentre lavoravo a cosa poteva essere un'assemblea fatta così e chiamata con questi presupposti, chiamata con un appello costruito in quel modo, in una maniera tentando di essere più laici possibili per avere più soggetti possibili e chiedendo a tutti di intervenire come persona, mi chiedevo cosa poteva essere poi questo spazio qui, cosa poteva voler dire in questo momento. Agnoli ha usato una parola in tedesco che è praticamente intraducibile correttamente, che è spirito del tempo, Zeitgeist, e secondo me il nostro tentativo, la sperimentazione che siamo qui oggi a vedere se è possibile in questo territorio è proprio quella, cioè di creare un percorso che sia all'altezza dei tempi. Essere all'altezza dei tempi sicuramente vuol dire fare quello che stiamo facendo, una carrellata pochissimo, quasi zero, ideologica, ma qualitativamente incredibile alta di quello che si può fare, di quello che può essere il nostro territorio, di quello che può essere il fare politica in questo territorio e quello che può essere cambiare il territorio in cui viviamo. È evidente che i progetti amministrativi e di gestione, di governance di chi c'è stato fino ad ora erano fallaci, ma mancavano soprattutto della presenza e dell'idea di quello che è stato espresso in questa sala oggi, in questo pomeriggio. La cosa per cui probabilmente vale la pena di essere qui oggi, vale la pena di continuare questo tipo di percorso, è quello di creare uno spazio pubblico e politico in questo territorio in cui dare voce e forza a questo tipo di idee. Quello che oggi siamo qui a chiederci l'un l'altro, guardandoci un po' in faccia, è se siamo disponibili a farlo. È chiaro che se iniziamo un percorso così non vuol dire, come qualcuno ha già detto, come Nico già diceva prima, non vuol dire creare un cartello elettorale, colgo l'invito di Ezio, che chiaramente lo vede dal punto di vista di forma antropologica delle persone che ci governano, che sicuramente vanno cambiate, speriamo che avvenga questo cambiamento, sicuramente abbiamo un nostro ruolo, sicuramente spazi del genere hanno un ruolo perché quel cambiamento avvenga. La cosa da cui dobbiamo uscire oggi non può sicuramente essere un'assemblea in cui diciamo cazzo, un sacco di belle idee, un sacco di forze in provincia, speriamo che vada bene. Qua si chiede una partecipazione personale molto forte, perché qui ci sono due aspetti, un aspetto propositivo che è quello che viene dal confronto e dalla formazione che c'è in queste assemblee, perché si impara in più in un'ora e mezza di un'assemblea del genere che in 16 ore di telegiornali e di approfondimenti televisivi, questo penso sia all'occhio di tutto. Dopo c'è anche un altro aspetto, non sempre abbiamo amministratori del calibro di Ezio Zets davanti, anzi il 99% degli amministratori che abbiamo, come diceva lui, fanno schifo, ma non è una questione nostra, non è un punto di vista, è una questione de facto, è così. Perciò va calibrato un percorso su due aspetti, la difesa di quello che abbiamo, strenua, perciò esserci, giustamente dicevi bisogna esserci nelle piazze, sì, bisogna esserci, bisogna anche esserci, non si può non esserci in questo momento, non si può non dimostrare una contrarietà netta di fronte a quello che stanno cercando di fare. Con l'acqua abbiamo trovato un metodo all'altezza dei tempi sempre e l'abbiamo fatto, ma sono passati pochi mesi e già siamo costretti a ridifenderlo di nuovo. Non siamo in un momento in cui possiamo permetterci di mollare neanche un centimetro. Perciò Uniti per i Beni Comuni voleva essere un minimo comune multiplo di quello che sono le forze e le idee che abbiamo tutti, dell'età che abbiamo tutti, delle esperienze che abbiamo tutti. Vedo gente che ha dai 17-18 anni e gente che ne ha dai quasi 70. Qui si tratta di fare un patto. Scusa Lorenzo, ma io probabilmente non ci arrivo con la testa, ma la vostra proposta qual è? È un partito, un comitato politico, un coordinamento, un coinvolgimento di parti della società? Qual è il vostro punto? Mi sembra una domanda piuttosto originale. La nostra proposta finale per fortuna non c'è. Nel senso che la scelta che è stata fatta e
secondo chi poi si è trovato in queste settimane per pensare di creare questo spazio, è stata proprio questa, è stata netta. E noi abbiamo detto, bisogna mettere l'unico paletto, uniti per i beni comuni. L'altro paletto, non creiamo le cose prima senza avere visto le persone. Cos'è questo? Sicuramente non è un cartello elettorale, sicuramente non è un partito. Cos'è? Sicuramente uno spazio pubblico di creazione di spazi di ragionamento, approfondimento e attivismo sulla provincia rispetto ai temi che ci tengono uniti, ovvero la gestione di quello che noi chiamiamo beni comuni, che non sono solo la questione terra, aria, eccetera, ma sono terra, aria, acqua, democrazia, cultura, salute, sviluppo del territorio, gestione oculata dei nostri beni, e questo è. Ma penso che lo zeitgeist, lo spirito del tempo, sia abbastanza maturo perché iniziamo responsabilmente a fare una scelta di questo tipo, decidere di avere spazi comuni in cui decidere e andare avanti, anche agire, quello sì, sicuramente. Sicuramente non si può pensare a uno spazio esclusivamente di approfondimento, sicuramente ci sono spazi di intervento. Necessitiamo di spazi di intervento, anche di assunzione di responsabilità. Beh, penso che siamo qui proprio ognuno col proprio nome, e questa è la cosa, secondo me, che è figlia di questo tempo. Siamo qui ognuno col proprio nome, ognuno con la propria faccia. Non siamo qui a dire ciao, sono Bo Lorenzo del Blitz, ciao, sono questo di quell'altro. Qua siamo qui a dire io sono così, mi assumo la responsabilità di dire appartengo a un progetto politico in divenire che probabilmente nasce oggi. Cosa ne verrà fuori? Non, nessuno la bacchetta magica, sicuramente l'intenzione è una e unica, un lavoro costante sul territorio per bloccare quello che c'è in atto e costruire possibilità che sono esistenti, che già esistono, esperienze che già ci danno la possibilità di sperare in qualcosa di diverso. Non siamo la sfiga, anzi siamo qui a dirci, siamo in tanti, si può fare. Pensate alle persone che non sono qui in questo momento, pensate al lavoro che abbiamo da fare. Ora, per chiudere, perché non voglio dilungarmi su questo aspetto che già tanti hanno affrontato e secondo me in maniera molto più chiara e efficace della mia, la questione unica che voglio dire a tutti è questa. Mi sembra che i presupposti, pare che i presupposti ci siano, diamoci uno spazio per tenerci in contatto, questo lo dico adesso a metà assemblea, che poi qualcuno magari se ne va a altri impegni. Diamoci uno spazio, un punto di riferimento in cui coordinarci in questo progetto, in cui capire quando sarà il prossimo appuntamento, in che forma. Prossima settimana, penso inizio della prossima settimana, avevamo intenzione di mettere online un sito molto semplice, molto banale, senza tecnicismi difficili da gestire, ma proprio un sito molto semplice e a portata di tutti. Usiamo quello attraverso la mailing list, vi comunichiamo che tipo di indirizzo ha, perché lo stiamo costruendo, tentando di costruirlo proprio in questi giorni, e proprio per questo motivo, cioè nasce per quello, non è un'altra cosa, nasce per questo. E non ha un nome, avrà un nome unifico dei beni comuni, avrà il nome che avrà, chi se ne frega. Diamoci quel punto di riferimento lì, teniamoci in contatto lì per adesso e capiamo man mano come si può sviluppare questo percorso. È chiaro che mi sembra di cogliere una voglia di trovarsi e di lavorare in questo territorio. Penso che oggi sia l'inizio di un percorso che abbiamo davanti molto interessante. Penso che i presupposti ci siano tutti, e anche molto meglio di quanto uno si potesse aspettare questa mattina al lavoro, ragionandoci da solo, appunto. Grazie.